stazione stellare Prometheus, che orbitava attorno al buco nero al centro della galassia ellittica NGC 4486, comunemente nota come Virgo A, era satura di un'eccitazione febbrile. Ricerche, teorie e sperimentazioni durate oltre 200 anni stavano per condensarsi in un evento che, se avesse dato gli esiti sperati, avrebbe totalmente rivoluzionato la storia fin dalle sue basi più primordiali. Ragione di ulteriore fibrillazione nell'animo dell'equipaggio era la notizia dell'imminente arrivo della Dama, la cui aura leggendaria aveva sollecitato la fantasia di molti partecipanti a quell'ambizioso progetto, ed erano in molti a venerarla come una vera divinità, catturati dal suo carisma e dalla sua mente capace di spingersi al di là di qualunque nebuloso orizzonte. Nell'attesa della navetta, la Prometheus galleggiava in quello spazio cosmico tenendosi prudentemente sul limite minimo di sicurezza stabilito dagli astrofisici, perimetro oltre il quale l'attrazione gravitazionale esercitata dal buco nero avrebbe iniziato a risucchiare in se stesso qualunque cosa, senza via di scampo. La Prometheus era una stazione all'avanguardia, conteneva un equipaggio di 300 persone, era del tutto autosufficiente, capace di generare energia autonoma partendo dalle radiazioni disperse nello spazio. Possedeva riserve idriche e alimentari per coprire un fabbisogno di 3 secoli. Molti di coloro che all'inizio del progetto Gemini erano cadetti freschi di laurea, adesso avevano la prostata ingrossata, i capelli radi e bianchi e protesi dentarie al posto dei veri denti. Una vita spesa nella ricerca e spesso nel fallimento, ma sembrava che le cose stessero per cambiare in maniera strabiliante e radicale. Tutti riponevano la loro fede e la loro speranza in Castor e Polluce, gli ultimi della generazione del progetto Gemini. Oltre le vetrate della plancia, il buco nero distorceva lo spazio come una lente deformante, circondato dall'aureola arancio-dorato di materia che, risucchiata nel suo nucleo insondabile, emetteva luce surriscaldandosi. Il nome ufficiale, quello che appariva nei rapporti stilati quotidianamente e inviati alla sede centrale, era HLSK 9047, anche se nessuno dell'equipaggio lo chiamava così. 60 anni addietro, ovvero quando la prima fase del progetto Gemini si era conclusa con l'attraversamento della galassia fino al raggiungimento della meta, qualche nostalgico di vecchie opere aveva battezzato il buco nero Pantagruel, e tale goliardia aveva attecchito così bene che dopo anni di distanza tutto il personale aveva finito per uniformarsi a quella nomenclatura informale. I severi occhi color ardesia del capitano Janos scandagliarono tutti i dati sugli schermi fluidi. Le sonde esterne che monitoravano la situazione a ciclo continuo fornivano resoconti molto incoraggianti. Nessuna variazione negli schemi, nessuna esondazione di raggi gamma. Pantagruel andava controllato con costanza, anche se nessuna sonda poteva trasmettere dati una volta superato l'orizzonte degli eventi, il limite invalicabile dove ogni conoscenza si infrangeva contro il muro dell'ignoto. Il cuore del progetto Gemini ruotava appunto su tale impossibilità, che se tutto fosse andato nel verso giusto sarebbe stata bypassata. Stando all'ultimo bollettino inviato dalla navicella, la Dama sarebbe arrivata entro un'ora, il che significava che il capitano Janos aveva ancora tempo per un'ultima ispezione alla loro risorsa più preziosa. Voleva che tutto fosse assolutamente impeccabile, perché quando ci si appresta a scrivere una nuova pagina sul grande libro della storia dell'universo, non si possono commettere errori di grammatica. Con un ascensore, il capitano discese fino al livello zero della Prometheus, ritrovandosi in un ambiente asettico, dominato dal bianco puro che riverberava la fredda luce del neon. Il personale che lavorava nei laboratori del livello zero era il più qualificato dell'intero equipaggio, versato non solo nelle più complicate e moderne teorie astrofisiche, ma anche in discipline molto più antiche, che avevano preceduto di parecchi millenni quella che l'uomo comunemente chiamava scienza. Sebbene la storia insegnasse che, per molto tempo, tali materie fossero state ridicolizzate, accantonate e in alcuni ambiti persino aspramente perseguitate e censurate, esse erano in realtà una delle fonti più potenti e pure del sapere. Usate con precisione,
mescolate sapientemente con i più moderni ritrovati della chimica e della fisica, le formule e i rituali tramandati dalle civiltà ancestrali non erano meno efficaci e precisi di quanto lo fossero le ricerche di Einstein o la teoria delle stringhe. Naturalmente, anche nella loro epoca largamente illuminata, certe correnti di pensiero erano fieramente osteggiate dalla maggioranza dei ricercatori, tanto che gli studi e le sperimentazioni perseguite dalla Società Magellano, della quale la dama era l'ultima e più ambiziosa direttrice, erano stati condotti sotto la cortina del riservo più scrupoloso, foraggiati con fondi segreti che la società accumulava con attività assai redditizie, quali l'estrazione di un optanium su Pandora e le compagnie di terraformazione attive su diversi satelliti del sistema Zeta Reticuli. Oltre ai proventi necessari, queste attività avevano, come obiettivo celato, quello di condurre indagini su possibili scienze occulte di origine extrasolare, e tale impiego aveva dato, nel corso degli anni, risultati parecchio stupefacenti. La Società Magellano, infatti, aveva scovato nelle profondità della Luna Acheron residui di antichissime civiltà incredibilmente progredite, nelle cui catacombe millenarie erano stati rinvenuti papiri, tavolette e steli di grande interesse. Una volta ultimato un complicatissimo processo di traduzione, era stato chiaro come quei documenti, battezzati le Memorie di Acheron, fossero in notevole misura considerabili come l'archetipo sul quale Abdul al-Zared, un poeta yemenita vissuto nella Damasco dell'VIII secolo, aveva basato la stesura del suo Al-Azif, meglio conosciuto con il nome di Necronomicon, il grimorio più completo e portentoso mai apparso sulla Terra. Era molto probabile, inoltre, che un utilizzo sconsiderato di quei saperi, tanto potenti quanto pericolosi se usati incautamente, avessero gettato Acheron in quel perpetuo cataclisma che ne aveva precluso definitivamente la vita. Sia nelle Memorie di Acheron che negli scritti di al-Zared si facevano riferimenti a entità e popoli interstellari, depositari di un sapere incredibile e di conoscenze che facevano apparire le moderne reazioni nucleari come macchine a vapore. Creature che, apparentemente senza sforzo, potevano spostarsi nel cosmo, attraversare in pochi attimi distanze di anni luce, visitare pianeti sotto diverse spoglie e addirittura istruire i popoli alle loro pratiche divine. Il capitano Janos conosceva molto bene tutto il glorioso e soverchiante retroscena che, dopo secoli di duro impegno, aveva condotto la Società Magellano laddove si trovava attualmente, e gli bastava gettare lo sguardo sui ricercatori che studiavano antichissime pergamene e tavolette di pietra affollate di glifi per percepire l'inusitato sforzo intellettuale. Erano state le conoscenze tramandate e salvaguardate da saggi di ogni epoca a garantire le scoperte del futuro e a rendere possibili missioni ambiziose come il progetto Gemini, il cui traguardo era prossimo. Un addetto compose il codice sullo stipite di una porta diaframma che, una volta spalancata, immise il capitano in una sala d'acciaio in penombra, dove le capsule di cristallo erano allineate lateralmente, collegate ad apparecchiature di monitoraggio e computer. Erano 12 in totale, 6 per lato, e ognuna conteneva un essere umano adagiato su uno speciale materasso di gelatina semovente, in modo da scongiurare il decubito. Tutti loro erano stati creati in vitro, e l'occupante della capsula sulla destra era il gemello omozigote dell'occupante di sinistra. Adesso erano stati messi in ibernazione, ma due di loro, i prescelti per quella incredibile missione, non lo sarebbero rimasti per molto. Erano la coppia in fondo alla fila, speciali sotto molti aspetti, non ultimo quello di essere sopravvissuti alle durissime preparazioni psicofisiche alle quali erano stati sottoposti fin dal momento della loro nascita artificiale. Erano anche gli unici soggetti ai quali era stato dato un nome, Castore e Polluce. Avevano 16 anni, ma parevano poco più che bambini e non raggiungevano il 1,20 m di statura a causa di un effetto collaterale denominato nanismo da deprivazione affettiva. In pratica, i soggetti del progetto Gemini non avevano mai ricevuto contatti umani, se non con il proprio gemello, ed erano stati accuditi esclusivamente tramite gli androidi della stazione spaziale, crescendo in un totale isolamento, nonché in profonda connessione tra di loro. Oltre a rappresentare una terribile violazione di qualunque trattato bioetico della galassia,
quella procedura comportava un tasso elevatissimo di mortalità. Anche se ben nutriti, curati e costantemente monitorati con frequenti e regolari check-up medici, almeno l'80% dei soggetti non superava il quarto anno di età. Oppure, la psiche dei sopravvissuti andava incontro a una serie di turbe che compromettevano la loro idoneità al progetto, rendendo obbligatoria la loro eliminazione. Fino a quel momento, solo la coppia Castor e Polluce aveva brillantemente superato le fasi critiche, sviluppando una connessione mentale a tal punto intensa da garantire la riuscita della missione, manifestando gradualmente un livello di telepatia mai sperimentato, assente nelle altre coppie di gemelli. Inoltre, il loro fisico era stato purificato e rinforzato seguendo diete e rituali particolari, il tutto in condizione di anestesia per non intaccare quello stato di isolamento nel quale erano vissuti per tutta la loro vita. L'addetto che aveva accompagnato il capitano mostrò al suo superiore i dati biometrici registrati dallo scanner dell'incubatrice. Tutti i parametri rientravano nella norma. Annuendo soddisfatto, il capitano osservò quasi con tenerezza i due gemelli assopiti sotto il vetro della capsula, ammirando le loro membra di alabastro, i corpi minuscoli ma ben proporzionati, graziosi come angeli, quasi assessuati. Trasmettevano una purezza sconosciuta, come quella della prima coppia dell'Eden, incorrotti e divini. Sotto la pellicola sottile delle loro palpebre, gli occhi guizzavano fremendo di chissà quali sogni. Ipnotizzato da quel che vedeva e immerso nelle prospettive di quante porte il progetto Gemini avrebbe potuto spalancare all'umanità, il capitano sussultò quando l'interfono lo mise in avviso dall'altoparlante. La navicella era entrata nei radar della Prometheus. L'arrivo della dama era previsto entro 32 minuti esatti. La procedura di attracco si svolse nel migliore dei modi e dopo 5 minuti il piccolo equipaggio scese dalla navicella, attraversando l'ampio hangar numero 2. Era un gruppo di 12 persone in tunica grigio-argento, fatta di un materiale lucido, a metà fra il velluto e il latex che avvolgeva la loro anatomia come un liquido bozzolo. In avanguardia stava una donna di circa 70 anni. La giovane doveva aver avuto un fisico statuario e tale prestanza ancora si indovinava nel suo corpo, sebbene fosse infiacchito dall'età. Benché procedesse con l'ausilio di un bastone in fibra di titanio, il suo incedere era sicuro, quasi marziale. Il volto pallido, vagamente traslucido, aveva la levigatezza del marmo ed era composto da lineamenti marcati e androgeni. Gli occhi, celati da lenti perfettamente tonde, nere come sottili lastre di ossidiana, erano invisibili. Una cuffia le copriva la testa calva. Al suo apparire, la dama generò un'esaltazione a malapena contenuta, come fosse una santa. Molti occhi si inumidirono e l'equipaggio della Prometheus palpitava di eccitazione. Tutti quegli anni, tutti quegli sforzi, finalmente sarebbero stati coronati. Il capitano Janos salutò rispettosamente la nuova arrivata e il suo seguito, prima di condurla negli alloggi privati, dove insieme a coloro che avevano curato il progetto, si sarebbe svolto il primo briefing per ragguagliare la dama della situazione attuale. Ella, come suo costume, parlò molto poco, limitandosi ad ascoltare e osservare i dati proiettati dagli olografi mentre le venivano illustrati dall'equipe. Il suo volto non trasmetteva alcuna emozione, ma una lieve piega delle labbra tradiva un inequivocabile compiacimento. Finita la riunione, si complimentò con lo staff ed espresse il desiderio di poter vedere i gemelli prima dell'inizio della loro missione. Condotta nella stiva del livello zero, osservò in silenzio e per lunghi minuti i due prescelti. Sfiorò persino il vetro della capsula di Polluce con le dita coperte di seta in un tocco amorevole, ma il suo volto restò immobile, senza sentimenti. Nella sala operativa, dove di fatto si sarebbero coordinate e pilotate tutte le fasi iniziali concernenti l'espulsione della navetta contenente Polluce, l'atmosfera era febbrile e il nervosismo più che palpabile. Pareva che da un momento all'altro
l'ansia che si stava accumulando avrebbe generato scintille. Gli ufficiali di grado più alto mantenevano l'umore generale sotto controllo, consapevoli che lo stress avrebbe contribuito al verificarsi di errori, anziché scongiurarli. Tuttavia, persino gli elementi più stoici e distaccati si sentivano contagiare da quella frenesia crescente. Per anni la Prometheus aveva collezionato trionfi e fallimenti in egual misura, ma questa volta un insuccesso non era contemplabile. Si erano spinti troppo in là e le attuali condizioni difficilmente si sarebbero riproposte in tempi brevi, senza contare che con loro alla stazione c'era la dama in persona e tutti sentivano i suoi occhi puntati contro la nuca, malgrado ella non fosse presente in quella zona e stesse visionando le operazioni da altri terminali. Per quanto organizzatrice e guida spirituale della Società Magellano, era ben noto che la dama potesse mostrarsi spietata nei confronti di coloro che deludevano le sue aspettative. Era edotta ad arti antiche quanto e più del cosmo, e su di lei circolava ogni tipo di pettegolezzo mostruoso. A dispetto di ogni possibile infausto pronostico, ogni fase della procedura iniziale si svolse nel migliore dei modi. Sugli schermi e sui radar si poté osservare la capsula espulsa dallo scafo della Prometheus, sparata a tutta velocità oltre quel confine invisibile tra l'universo e la forza risucchiante di Pantagruel, dritta in quell'enorme occhio circondato da ciglia infuocate, dove spazio, tempo e luce si piegavano su loro stessi, mescolandosi in un tutt'uno. Intanto, nel suo scompartimento privato, insieme al capitano Janos e al suo cameriere personale, la dama contemplava l'avvicinarsi del buco nero la prospettiva delle telecamere poste sulla capsula. Di lato, colonne di dati mostravano le misure di pressione, velocità, gravità, tempo e temperatura in repentino mutamento, man mano che l'attività di Pantagruel deformava l'universo attorno a sé. Senza staccare gli occhi dallo schermo, la dama sollevò il calice di vino bianco arturiano, sorseggiandolo lentamente, da intenditrice. Sapeva con esattezza che una volta valicato l'orizzonte degli eventi, laddove tutta la radiazione elettromagnetica veniva assorbita, Polluce avrebbe dovuto compiere circa altri 10 miliardi di chilometri prima di arrivare effettivamente al centro di quell'orrore cosmico. Ma per allora era più che probabile che le immani forze della singolarità l'avessero già spaghettizzato, incenerito o entrambe le cose. Del resto, oltrepassato quel confine, si naviga nell'oceano delle mere speculazioni, anche se, grazie a un connubio fra le più recenti teorie astrofisiche e le conoscenze estratte dal Necronomicon, la Società Magellano aveva elaborato alcuni nuovi concetti, tenendoli accuratamente lontani dagli scienziati non appartenenti alle giuste logge. Stando alle leggi della termomeccanica e alla teoria della meccanica quantistica, la materia e le sue informazioni potevano mutare di forma e stato, ma non potevano essere distrutte, e gli studi di occultismo svolti dalla Società Magellano avevano appurato non solo l'esistenza dell'anima, ma pure della sua indistruttibilità. C'erano ancora dibattiti riguardo a cosa fosse l'anima e di che elementi fosse composta, ma una cosa era incontrovertibile. Era eterna e immutabile, a prescindere dalla forza che si poteva esercitare su di essa, e neppure un buco nero avrebbe alterato tale fattore. Il progetto Gemini era stato elaborato a partire da questo costrutto, evolvendo grazie a un'idea tanto semplice quanto efficace. Nessun apparecchio meccanico, per quanto sofisticato, poteva registrare e trasmettere dati da dentro una singolarità. Fin da quando si era stati capaci di ricreare buchi neri artificiali grazie agli acceleratori di particelle, e poi in seguito, quando le astronavi avevano realizzato le tecnologie per raggiungerli e orbitarvi attorno, generazioni di ricercatori avevano tentato e puntualmente fallito l'impresa. Qualunque cosa accadesse oltre l'orizzonte degli eventi comprometteva irreparabilmente il funzionamento di qualunque apparecchio, restando impossibile da indagare. Ben diverso sarebbe stato il discorso se una persona fosse stata spedita dentro un buco nero. Il suo corpo presumibilmente sarebbe stato disintegrato, deformato, proiettato in un'altra dimensione, ma la sua anima sarebbe passata intatta e incorrotta. Il problema tuttavia restava.
Una volta dentro, un essere umano non poteva più comunicare con l'esterno e riferire ciò che vedeva o percepiva. Tutti i ricercatori stavano per arenarsi contro quella realtà apparentemente inamovibile, quando, con enormi sforzi, il progetto Gemini aveva ovviato a tale ostacolo. Grazie agli studi compiuti sui gemelli, tanto in campo psichico quanto metafisico, si era venuti a sapere che, oltre al corredo genetico, i frutti di uno stesso utero condividevano pure l'anima, equamente spartita in due parti uguali, divise ma mai del tutto separate. Era come se un invisibile cordone etereo collegasse un gemello all'altro e quel cordone, se opportunamente fortificato, poteva trasformare le persone in veri vasi comunicanti. Il procedimento era stato estenuante, lungo e laborioso, nonché osceno dal punto di vista etico, ma infine aveva dato i suoi frutti, ossia Castore e Polluce, i gemelli perfetti, due entità e una sola coscienza. Per 16 anni, gli scienziati e gli occultisti al soldo della Società Magellano avevano analizzato e rinforzato il legame psichico fra i due, incoraggiati da risultati sempre più positivi. Qualunque stimolo si provocasse a Castore, trovava una speculare risposta nel gemello. Se Castore veniva punto, Polluce urlava di dolore. Se a Polluce veniva fatto solletico, Castore scoppiava a ridere. E tali fenomeni accadevano anche quando i due si trovavano in stanze separate. Non solo, condividevano anche esperienze visive, olfattive, gustative e persino oniriche. Lo schermo divenne improvvisamente scuro e la colonna di dati proiettata di lato impazzì in un turbinio confuso di numeri prima che la scritta «connessione persa» iniziasse a lampeggiare con allarmistica frenesia. La dama, senza scomporsi, posò il bicchiere accanto a sé, allungando la mano per impugnare il bastone prima di alzarsi. Con un tono di voce più freddo della notte su Plutone, ordinò al capitano Janos di comunicare a tutti quelli del suo seguito di predisporre la fase finale. Chinando il capo, il capitano uscì dalla stanza. Quella zona poppa della Prometheus era in netto contrasto con tutto il resto della stazione spaziale. Era ellittica, sovrastata da una cupola decorata di simboli mistici e nelle nicchie che la circondavano, illuminate da faretti, stavano sculture in pietra nera e liscia talmente orribili e dall'anatomia così disarmonica che la loro visione, anche fugace, avrebbe causato malessere in qualunque persona. Ma gli adepti in tunica grigio-argento, che si erano radunati in quel piccolo tempio, non vi fecero neanche caso. Le loro menti erano acclimatate ad orrori di gran lunga peggiori di quei pallidi simulacri degli dei esterni. Al centro della stanza, laddove le orbite di innumerevoli linee si congiungevano in un indistricabile nodo geometrico sul pavimento, sorgeva una struttura metallica a forma di tronco di cono, identica a un macchinario gemello che spuntava dal soffitto. Entrambe le apparecchiature emettevano un melodioso ronzio e fra di esse, fluttuante a mezz'aria, stava quella che pareva una grossa goccia di liquido azzurro trasparente, dentro il quale, raccolto in posizione fetale, fluttuava il corpo efebico e candido di Castore. Seppur custodito in quel bozzolo simile a vetro fuso, mantenuto in sospensione per mezzo di un campo ultrasonico, il soggetto era vivo e in stasi, come testimoniava il rapido movimento dei suoi occhi dietro le palpebre chiuse. Il liquido era un particolare composto a base di fluorocarburi che permetteva la respirazione e allo stesso tempo ricreava un ambiente uterino capace di amplificare e convogliare le ricezioni psichiche. A tutti gli effetti, Castore era diventato una ricevente, mentre suo fratello Polluce, ormai assorbito da Pantagruel, era la trasmittente sull'altro capo del mistico filo che univa le loro anime. Con un gesto solenne e liturgico, la dama si sfilò gli occhiali, rivelando gli occhi argentati nei quali una pupilla a forma di stella si contraeva in un dolce pulsare. Si avvicinò alla sfera liquida, levando il braccio sinistro e facendo aderire il palmo alla superficie. L'immagine di Castore traballò per qualche attimo, mentre gli adepti, radunati in cerchio, si preparavano a conoscere quel che Polluce stava inviando alla mente del gemello.
Le dita della mano destra della dama andarono a intrecciarsi a quelle del confratello al suo fianco, il quale intrecciò le proprie con l'uomo vicino a lui e così via, fino a formare una catena umana che si concluse quando la persona alla sinistra della dama poggiò la propria mano sulla spalla della donna, chiudendo quel cerchio. Dalle sottili labbra in colore della dama iniziò ad emergere una litania fatta di frasi in lingue che avevano creato il tessuto stesso della realtà. Ogni formula riceveva risposta dai confratelli, tutti sprofondati in un'intensa concentrazione. Come ridestato dalle voci che si intrecciavano nell'aria attorno a sé, il corpo di Castore si distese al pari di un fiore umano che sboccia allungando le membra. La sua mano infantile aderì a quella della donna che stava in piedi oltre quella sottile, liquida pellicola. Il viso bianco della dama, che non aveva mai manifestato emozioni umane, di colpo si colmò di un'espressione di estasi che la illuminò, trasfigurandola in una creatura magnifica. Tale mutamento coinvolse tutti gli altri, mentre le loro menti collegate andavano a saturarsi delle immagini trasmesse da Polluce a Castore e da Castore alla dama, che le distribuiva al resto della comitiva. Alcuni sorridevano, altri ridacchiavano in modo languido, altri ancora gemevano di piacere. Le teste ondeggiavano sulle spalle e le espressioni che affioravano sui visi erano una vasta gamma che andava dalla gioia alla serenità, persino al piacere sessuale. Ogni tanto, dalle labbra di qualcuno sfuggiva un «È magnifico!» oppure lacrime copiose rotolavano giù dalle guance di qualcun altro. Di colpo, il corpo di Castore ebbe uno spasmo e il suo viso tranquillo si accartocciò in una smorfia grottesca. Due nubi rosse gli eruttarono dal naso, offuscandogli la faccia con una bruma di sangue. Le palpebre gli si aprirono, rivelando gli occhi rivoltati nelle orbite. La sua mano si richiuse attorno a quella della dama brutalmente. La testa della donna scattò all'indietro come se fosse stata raggiunta da un pugno invisibile e dalle sue narici sgorgarono subito fiotti scarlatti che le imbrattarono il davanti della tunica. In quell'istante, la stessa cosa accadde ad ognuno degli adepti lì presenti. Un coro di stupore e dolore riecheggiò sulle concave pareti del tempio, le espressioni beate cancellate dallo sgomento. Gemendo e boccheggiando, la dama cercò di sfilare la mano dalla presa di Castore, ma era impossibile. Urlò più forte, mentre le dita del ragazzo accrescevano a tal punto la presa da frantumarle le falangi. Intanto, anche il resto del gruppo tentava di separarsi senza successo. Si strattonavano, si divincolavano, vittime di un panico crescente, ma era come se le loro mani fossero saldate da una forza magnetica. Un altro contraccolpo psichico raggiunse le loro menti. Iniziarono ad urlare, a scuotere il capo, sconvolti e terrorizzati dalle visioni che, come un'orrida marea, si stavano riversando nei loro cervelli, sommergendo i neuroni, allagando le stive mentali. Quel che era inizialmente apparso un effimero Eden di luce e stelle era mutato in un caotico inferno, la brulicante superficie arancio-bruno di una creatura sconfinata, senza forma e dalle anatomie insensate. Una luce morta vi palpitava dentro, filtrando attraverso i membranosi regni del suo corpo, irradiandosi e intossicando le loro anime come un acido inarrestabile. La superficie liscia della grande goccia si increspò e poi prese a contorcersi al pari di un oceano in tempesta. Il suo azzurro che, mischiandosi col sangue di Castore, virava in un porpora scuro e malsano. Gli adepti della società Magellano danzavano un ballo agonizzante e scomposto, spezzandosi dita e polsi l'un l'altro, belando di dolore nell'ussarsi le spalle tentando di svincolarsi. I loro gemiti di sofferenza, come un inno terribile, riempirono la stanza, un attimo prima che ognuno di loro cadesse di schianto sul pavimento. Era buio, e non una semplice assenza di fotoni, bensì la tenebra primigenia, quella che dominava la realtà prima della comparsa di ciò che chiamiamo universo. Altro non esisteva. Tutto era uno, e l'uno era il buio. In realtà,
Le menti di Castor e Polluce non sapevano definire quel nero che li avvolgeva, un'oscurità maggiore di qualunque altra che avessero mai sperimentato durante la loro breve, strana esistenza da inconsapevoli reclusi. C'erano stati dolore, paura e sofferenza, soprattutto negli ultimi momenti, ma ora andava tutto bene. Erano insieme, come una volta, e tanto bastava tranquillizzarli. Le loro sensazioni erano tutte più intense, e se avessero avuto una vita e uno sviluppo normali, avrebbero potuto ipotizzare che, probabilmente, ciò derivava dal fatto che non avevano più un corpo fisico a contenere la potenza delle loro menti. Erano vagamente consci di non essere soli. Con loro c'era qualcosa, o per meglio dire, loro erano entrati in qualcosa, e questo indefinibile qualcosa era vivo e sconfinato. Si trattava di un chi, un dove e un quando al contempo. Ma sebbene tale concetto, proiettato nelle deboli menti degli adepti della società Magellano, fosse bastato a mandarla in sovraccarico, ai due gemelli non risultava per niente ostico da metabolizzare. Lo accettavano. E peraltro non li interessava per niente. L'unica cosa importante era che il due fosse tornato uno, e qualunque altra cosa, persino lo stesso universo o qualunque strana entità da esso abitato, non contava.